tutti noi dobbiamo dire grazie a Anna Maria Luisa se il 25% del patrimonio culturale in Italia è concentrato in Toscana, perché nelle altre città magari quando scompariva una dinastia i beni andavano a finire a quello o quell'altra famiglia privata con sanguinei o rami secondari, e magari da queste famiglie nel momento in cui si era in difficoltà questi beni andavano a riempire i musei di tutta Europa e di tutto il mondo. Firenze no, in Toscana no, proprio perché vi era il patto di famiglia firmato da Anna Maria Luisa de' Medici il 31 d'ottobre del 1737. Come motivò il patto di famiglia? Adornamento dello Stato e godimento dei forestieri. I due concetti sono fondamentali. Ornamento dello Stato, valorizzazione della Toscana attraverso l'esposizione pubblica dei beni accumulati durante quei tre secoli che caratterizzarono il Rinascimento e il periodo successivo. Il secondo motivo è straordinario, che una donna che muore nel 1743, che sigla questo atto nel 1737, già pensi ai forestieri, già pensi al turismo su cui oggi si fonda l'economia in tante città della Toscana. E l'esposizione pubblica diventa il bene culturale che tutti possono godere nel luogo in cui fu concepito, ovvero la Toscana. Per questo ogni anno nel giorno della sua morte, il 18 di febbraio, che appunto avvenne alle Montalve, a Villa La Quiete nel 1743, non possiamo esimerci come istituzioni, oggi l'abbiamo fatto io, la vice sindaca del Comune di Firenze e tante altre personalità, dal rendere omaggio a colei a cui dobbiamo dire grazie, perché la Toscana senza di lei non sarebbe quello che oggi è.